Un ritorno importante per la Juventus e il diretto interessato a parlarne, e attenzione perché ci sono dei movimenti in questi giorni alla Continassa. C'è stato addirittura un incontro alla Continassa per definire il futuro. Scopriamo di chi qui su FCM New Sport. Io intanto vi auguro buone feste, come sempre vi ricordo che noi saremo sempre qui ad aggiornarvi anche i giorni di festa per appunto in qualche modo aggiornarvi sempre sulle situazioni che vedono coinvolte la Juventus, anche perché chiudiamo un anno molto importante, quello del 2023, dove abbiamo raggiunto quota 55.000 iscritti, e quindi prima di tutto vi ringraziamo, ma vi ricordiamo che per tutti questi giorni di festa noi saremo qui presenti a darvi aggiornamenti sulla Juventus, approfondimenti, analisi, cercando anche, se volete, di tenervi in qualche modo compagnia in queste giornate in cui tra un pandoro, un panettone, una giocata magari a carte, noi saremo qui appunto a tenervi compagnia. Compagnia che vorrebbe forse anche qualcuno in dirigenza, perché in casa Juventus probabilmente c'è da costruire una nuova società, una società che evidentemente attualmente è fatta, secondo me, al di là di Giunta, di uomini tecnici, di in qualche modo gestori che sono, secondo me, anche lì temporaneamente. Diciamoci la verità, una Juventus che va ricostruita, perché da quel famoso dicembre, o meglio novembre dell'anno scorso, è passato già un anno e la Juventus è cambiata tanto. E ormai vediamo molta, poca, cioè, o meglio, pochissima gente di campo e molta gente in qualche modo che ha poco a che vedere col calcio. Il classico, come lo definisco spesso, governo tecnico. In questo però ambito abbiamo visto l'ingresso di Giuntoli, abbiamo visto l'avanzamento di Manna, ora potrebbe esserci un altro ingresso, perché alla Continassa negli ultimi giorni è stato presente Giorgio Chiellini, che ha parlato con la dirigenza e ha parlato con Massimiliano Allegri. E lui ne ha parlato, ha detto: io ritorno alla Juventus, vedremo. Certo, è un mio obiettivo, cercheremo di capire quali sono i risvolti, però mi sto preparando per poter far sì che io possa essere pronto per una eventuale chiamata della Juventus. Lui, che tra l'altro ha fatto molto discutere i tifosi della Juventus negli ultimi giorni, quando ha parlato di Sky, è stato ospite a Sky, lui ha detto: io fondamentalmente gli è stato chiesto, tu di fronte a un Allegri che gioca male avresti mai detto all'allenatore dobbiamo giocare meglio? Lui ha risposto: io sono un pretoriano di Allegri, quindi non l'avrei mai fatto. E poi ha parlato della Juventus, ha esaltato il lavoro di Max Allegri, ha detto: io sono contento di quello che sta facendo Allegri, sta facendo molto bene alla Juventus, sta facendo il massimo. Quindi lui, secondo lui, sta facendo il massimo alla Juventus. Con la rosa attuale io non mi aspettavo più punti di quelli che lui ha fatto attualmente, cioè quindi valorizza più che la rosa, valorizza l'allenatore dicendo: ecco, questa rosa non puoi fare di più e soprattutto si può giocare anche meglio, ha detto proprio Giorgio Chiellini in un'intervista a Sky. Però in questo momento, secondo me, ci stanno provando a migliorare qualcosa, secondo me stanno provando ad attaccare un po' più alti. Io non vedo dove abbia visto tutto ciò Giorgio Chiellini, visto che secondo me la Juventus ogni partita che passa è sempre un po' più bassa, non un po' più alta. Ma al di là di questo, però, ha parlato di un futuro che possibilmente potrà essere in bianconero. Lo sappiamo, lui è laureato in economia e commercio, secondo me ha anticipato i tempi, sapendo già che è uno che ci sa fare in queste cose, quindi rientra perfettamente nel progetto nuovo Juventus. E secondo me la Juventus vuole inserire passo dopo passo, giorno dopo giorno, dei uomini di campo. L'abbiamo visto prima con Giuntoli, ora potrebbe essere il tempo di Chiellini e chissà chi altro potrà arrivare in futuro. C'è però un punto enorme interrogativo. Perché se la maggior parte dei tifosi sono contenti del rientro di Giorgio Chiellini, c'è una fetta che però dice alt. È qui che bisogna fare l'analisi. Perché noi chiamiamo i nostri approfondimenti analisi FCM New Sport? Perché devono essere degli spunti per farci riflettere, non notizie prese buttate lì, questa è una notizia, arrivederci e grazie. Devono portare a degli approfondimenti, devono portare a delle riflessioni che poi si possono tramutare in dibattito, e quindi qui sotto nei commenti poi ne possiamo parlare. Il dibattito dov'è? L'analisi dov'è? L'approfondimento dov'è? Nel pensiero che sta dietro a questa notizia, ossia Chiellini arriva, tutti contenti? Sì. Ma Chiellini è un grande amico di Max Allegri, lui si è definito pretoriano di Allegri, uno che sta sempre al fianco di Max Allegri. C'è qualcuno che dice occhio, perché il rientro di Chiellini in società può essere una voce in più, forte, prepotente, che può spingere al Allegri rimane.
Allegri è un uomo da Juventus ed è l'uomo giusto con cui ripartire. Affidiamoci a Max Allegri. Affidiamoci a un Allegri che, anche se... Vedete già le parole di Chiellini quali sono? Non la Juventus è forte, deve puntare al primo posto, ma già sta facendo il massimo, perché con questa rosa più di questo non puoi fare. E già secondo me queste sono parole sbagliate. Non sono parole di uno che è stato tanti anni alla Juve. Io non mi permetto di giudicare Chiellini come professionista e anche come difensore, perché io credo che sia stato uno dei migliori difensori della storia della Juventus, uno. È uno che era estremamente attaccato alla maglia. Non bisogna però confondere le cose. Un conto è dire che è attaccato o meno alla maglia, un conto è dire è uno che sta soltanto dietro Allegri. Cioè, il fatto che sia attaccato morbosamente ad Allegri magari non vuol dire che non tiene la Juventus. Cioè, queste sono due cose distaccate. Magari c'è chi può dire è uno che va dietro Allegri e quindi non ci tiene la Juve. No, cioè, le cose possono camminare pari passo. Magari è uno che crede nell'ideologia di Allegri, ma di contro ama fortemente la Juventus. Io non ho dubbi sul fatto che ama fortemente la Juventus. Però, c'è un però, se lui dovesse appoggiare la candidatura nuova di Allegri, potrebbe anche puntare la Juventus a dire occhio, perché evidentemente è l'uomo giusto, sta facendo bene, ora che c'è un clima più tranquillo e con una dirigenza che lo aiuta molto, vedesi l'ingresso di Giuntoli, vedesi l'ingresso poi eventualmente di Chiellini e di chissà chi altro, e beh, Allegri un po' più tranquillo, non deve fare più tutto il lavoro sporco che ha fatto l'anno scorso, può lavorare meglio nei prossimi anni. E quindi ipotesi rinnovo. E perché si è parlato anche di questo, si è parlato anche di un Allegri che potrebbe, forte di un appoggio in società, che tra l'altro non vede più figure che diciamo non lo amavano particolarmente, vedesi Paratici che è andato via proprio nell'estate in cui è arrivato lui, vedesi Nedved che era stato uno di quelli che aveva spinto per il suo addio nell'estate dell'arrivo di Sarri, beh, potrebbe quantomeno secondo me essere pericoloso da questo punto di vista. Ed è qui proprio che mi piacerebbe sentire il vostro pensiero sotto nei commenti, cioè con questo rischio, cioè che Chiellini possa essere una voce forte nella dirigenza per dire occhio che lui deve rimanere perché è l'uomo giusto. Voi a questo punto lo vorreste comunque, accettate il rischio oppure che cosa? Beh, secondo me io sono dell'idea che Allegri in futuro dovrà cambiare e dovrà alzarsi da quella panchina. Non tanto perché sta facendo... A parte perché secondo me se dovesse chiudere senza scudetto e senza Coppa Italia sono 3 anni senza vittorie e senza trofei. E personalmente con tutta la stima che uno può avere per il suo lavoro, perché voi sapete io non sono ipercritico, dico che non sta facendo bene. Non mi faceva impazzire neanche nel ciclo vincente, perché sì, vinceva tanto, ma secondo me c'erano dei limiti in quella squadra per come veniva gestita. Però obiettivamente è uno che ha vinto. Però beh, ho detto anche che 3 anni senza vincere, io non ricordo un allenatore che ha avuto il lusso di stare 3 anni sulla panchina di Juventus senza vincere nulla e rimanere, e anzi dargli fiducia con un rinnovo. Mi sembrerebbe quantomeno folle, però c'è una nuova diligenza e potrebbe essere fatto questo errore, perché secondo me sarebbe un errore. Ma al di là di questo, e al di là di questo aspetto, secondo me dopo un po' bisogna anche cambiare. Nella vita ci vogliono anche dei cambiamenti forti che danno uno scossone all'ambiente. E secondo me questo è un ambiente che ha bisogno di uno scossone. Per i giocatori, per la dirigenza, ma anche per i tifosi. Perché a volte io credo che ci stia calando un po' l'interesse attorno alla Juventus, proprio dovuto al fatto che si stiano creando delle frazioni all'interno della Juventus stessa, che secondo me fanno male al contesto juventino. E quindi, Juve con Chiellini, ma che appoggia Allegri o cosa? Insomma, parliamone qui sotto nei commenti, apriamo un bel dibattito in questi giorni di festa. Potrebbe esserci appunto l'arrivo di Chiellini alla Juventus.